Il tuffo di uno degli atleti più attesi, Thomas Daley, il campione del mondo in carica, il britannico, classe 1994, oro a Roma a 15 anni, 2 anni dopo è cresciuto e non poco, si è robustito, ha stravolto il suo programma di tuffi, ne ha cambiati 4 su 6, questo invece lo portava già a Roma, triplo salto mortale e mezzo, ritornato raggruppato. Signori, Thomas Daley comincia alla grande, sparendo letteralmente sott'acqua. Un'esecuzione impeccabile, quella del campione del mondo, 81,60. Peraltro Wolfram tedesco ha fatto meglio di lui, ma aveva un tuffo a più elevato coefficiente di difficoltà, 4 decimi di punto di differenza. Peter Waterfield che torna a disputare una gara dalla piattaforma in un mondiale. Dopo 4 anni a Roma si era limitato al metro. Lui esegue dalla verticale il triplo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. A proposito di Gran Bretagna, auguri a Monique Gladding, vittima durante il Grand Prix di Penza in Russia di un gravissimo infortunio. Intanto è scarso l'ingresso di Waterfield, che non è stato brillante nemmeno nel sincro con Daley, ma veniva dall'essere rimasto alcuni giorni in albergo, vittima di un attacco influenzale, 44,55, ecco il primo atleta di fascia medio-alta a mettersi nei guai, dicevamo in bocca al lupo a Monique McLeod. Thomas Daley, doppio e mezzo indietro, carpiato con 2 avvitamenti e mezzo, coefficiente 3,6, uno dei 4 tuffi che ha cambiato rispetto a Roma, portava questo tuffo con un avvitamento in meno. Un po' avvitato in ingresso, leggermente scarso, ma teniamo presente, teniamo conto del coefficiente, 3,6 per il campione del mondo in carica. 79,20 e davanti a Wolfram per un punto e mezzo. E adesso Michael Verzotto, per lui l'onore e l'onere di seguire il campione del mondo come ordine di tuffi. Triplo salto mortale e mezzo ritornato carpiato, intanto raggruppato, un particolare dell'avvitamento di Daley, seguito da Andy Banks, allenatore per il Peter Waterfield, uno dei più forti atleti dell'ultimo decennio, è a rischio eliminazione. 35esimo, triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato. E sporca anche questo tuffo Waterfield, che non guadagnerà più di tanto. ...59,20... continua ad avere una trentina di punti di ritardo da dell'uomo, anzi aumenta il vantaggio del nostro triplo salto mortale, 3,5 il coefficiente. Nella gara dell'oro di Roma, questo tuffo lo eseguiva in posizione raggruppata. Un Daley molto cresciuto, molto più robusto, potente. Ha perso quella facilità, agilità, quella leggerezza che lo aveva fatto conoscere al mondo. Ma ha guadagnato in potenza. Chiude bene la verticale indietro. Altra musica rispetto al sincro, dove non era sembrato brillantissimo. 89,25, 250 punti a metà gara per Daley, che ha come miglior punteggio dell'anno i 562 nella tappa messicana del World Series. Di Peter Waterfield, quadruple e mezzo avanti raggruppato, la vecchia guardia, lui e Guerra, Incredibile. Malinconico tramonto, anche se per carità la gara non è finita. No, è finita, sì, è finita per lui. E sinceramente avessimo messo fatto un elenco di 18 semifinalisti, sia lui sia Guerra ci sarebbero stati. Sicuramente un posto era per loro una di diritto, diciamo. 66,60, 170 a metà gara. Quadruplo e mezzo avanti raggruppato per il britannico. Scusate, triplo e mezzo indietro carpiato, il quadruplo e mezzo avanti era stato il suo tuffo nella quarta serie. Altro tuffo che ha inserito rispetto
a Roma 2009, dove portava il triplo e mezzo indietro in posizione raggruppata. E D'Alei ha una notevole velocità di rotazione, forse non abbinata ad un'altrettanto apprezzabile pulizia, ma 86,40, molto bene comunque, 421 prima di eseguire il tuffo che gli diede la medaglia d'oro a Roma in recupero su Ciubò. Sarà il triplo e mezzo rovesciato, tocca a Verzotto, altro atleta in risalita, Peter Waterfield, passato dal 28esimo posto al 21esimo, a 18 punti dal 18esimo. Waterfield, a Waterfield manca qualche punto con il triplo e mezzo rovesciato per poter essere più tranquillo nell'ultimo tuffo, però l'ultimo tuffo è il suo tuffo, l'avvitamento indietro, 79,20. Per fare un paragone con Bondar, che ha peggiorato la sua situazione, i punti di ritardo 28 punti, per stare davanti a Viglia ne deve fare 86. È vero che questo tuffo non ha più il coefficiente di una volta, ci sono due decimi di punti in meno, ma questo è il tuffo di Waterfield, e lo è anche quest'oggi. Questo è il Waterfield, medaglia olimpica nel sincro con Taylor, grande protagonista negli ultimi 10 anni, e più 86,40. Waterfield è davanti a Viglia di 9 decimi di punto, è nono in classifica.